Quello che mi dispiace è che sto vedendo tanta passione, tanto lavoro, ma per una banalità si perde tutto quello che si costruisce. Io prima della partita ho detto ai ragazzi che mi preoccupa tanto il nostro atteggiamento e non la forza degli altri, perché dipende sostanzialmente da noi e tutto quello che riusciamo a subire è perché commettiamo noi degli errori. Difficilmente vedo una squadra che crea o che ti mette in difficoltà perché costruisce delle azioni dove il merito è sostanzialmente degli avversari. Dispiace perché poi sta girando anche tutto male, dispiace per che con l'Epore che ha sbagliato il rigore magari potevamo mettere la partita su un altro binario. Non mi vogliono dare la soddisfazione, quantomeno, di vincere, anche se per una parte di partita, andare sopra gli avversari a livello di gol. Non mi vogliono far vincere vivere questa emozione, però, al di là della battuta, mi dispiace perché, nonostante il passivo, vederli correre fino al 90esimo, a cercare comunque di lemosinare una qualsiasi occasione, vanno solamente elogiate. È ovvio che. Bisogna crescere e maturare in fretta, ma prima di questo c'è da recuperare un po' di salute perché insomma mancano elementi fondamentali. In passato è stato criticato Romito perché comunque lui viene da un periodo di inattività, è una struttura, una fisicità importante e ci vuole tempo per trovare la forma migliore, però insomma è un interprete del ruolo e Romito in campo dà anche una certa garanzia in termini di personalità. E quando non c'è si sente. È ovvio che stiamo facendo di necessità virtù perché stanno mancando tante persone, soprattutto sulla linea difensiva, e questo sicuramente scombina qualcosa e chi si sta adattando sta cercando di dare il suo contributo. Lui sa che noi stiamo lavorando su alcune cose e soprattutto con Ficarotta. Lui sta avendo delle occasioni che altri finora non hanno avuto. Io non chiedo altro che impegno, sacrificio, corsa, determinazione, perché se tu metti in campo queste caratteristiche puoi tirare fuori le qualità che hai e si vedono. 2 settimane fa, quando abbiamo giocato in casa, l'ha fatto vedere. Ma con questo non voglio dire che ogni volta che entra mi deve cambiare la partita, ma voglio vedere sicuramente un certo tipo di atteggiamento. Perché ci sono alcuni ragazzi che sono sacrificati, alcuni ragazzi addirittura il campo non lo stanno vedendo per nulla, ma si comportano in maniera esemplare. Lui credo che lo scatto lo debba fare sostanzialmente da questo punto di vista.